Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Questa settimana vorrei condividere con voi il mio setup per il mese di aprile. Andrò a utilizzare un travelers notebook in dimensione passport size. Questo travelers notebook è dell'azienda Travelers Factory, quindi è quello che chiamavamo qualche anno fa il Midori, quindi è una copertina originale, non è fatta da un artigiano. E ho ordinato in realtà anche un'altra copertina che vi mostrerò nei prossimi video. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi qui al canale per non perdervi gli aggiornamenti. Allora, come vedete qui nella parte in alto ho due paper clip che ho fatto da me e invece sulla parte terminale ho appunto un segnalibro a cui ho attaccato uno charms. E vi voglio un pochettino mostrare come ho deciso di organizzare questo taccuino. Allora, quando apro il mio taccuino, la prima cosa che vedo sulla mia copertina sono delle tasche in plastica adesive. Anche qui trovate in negozi per uffici, potete appunto attaccarle sia sulle dashboard sia sulle copertine interne e utilizzarle per tenere le vostre tesserine. Io qui ho la tessera del mio oculista, ho una Project Life Card che ho tagliato a misura e di solito tengo un biglietto da visita con le mie informazioni personali, con nome da chiamare in caso di emergenza. Dopodiché ho una dashboard. Questa dashboard in realtà è una copertina in plastica lucida per passaporto. Le ho comprate in pacchetto di 5 e le ho pagate circa 10 centesimi all'una, quindi sono assolutamente economiche. Sul sito Foxyfix vendono qualcosa di molto simile a questo, che costa da 5 dollari in su all'una, però appunto ho risparmiato moltissimo semplicemente andando a acquistare lo stesso prodotto che veniva utilizzato in passato per uno scopo completamente diverso. Quindi è una buona idea se state anche voi cercando qualcosa del genere per il vostro Travelers Notebook. Dopodiché ho i miei famosissimi post-it e una tesserina a scaduta della Apple, di cui mi piace moltissimo il colore, che utilizzo per tagliare il mio washi tape. E sono all'interno di questo portatessere che ho creato da me, senza l'uso della laminatrice e senza l'uso di altri materiali. Se volete, vi potrei fare un video al proposito. Se siete interessati, mi raccomando, di supportare il mio canale mettendo mi piace e lasciarmi un commento qui sotto in modo tale che io poi leggo sempre i vostri commenti e tengo nota dei video che vorreste vedere e poi ve li propongo in futuro. Quindi mi raccomando, fatemi sapere la vostra opinione e i vostri desideri con un commento qui sotto o con dei commenti sotto gli altri video. Dopodiché, appunto, ho un quadernino che utilizzo come liste brain dump, che è tra una copertina di carta velina. Questa carta velina è della semplicissima carta per architetti che voi trovate in qualsiasi negozio che vende prodotti per la scuola o per disegnatori e architetti, come i negozi dedicati agli strumenti per il liceo artistico, e voi potete tranquillamente stamparci con qualsiasi tipo di stampante casalinga che avete. Io in particolare ho stampato lo stesso pattern sia sulla carta velina sia su del cartoncino che ho tagliato con una forbicina in modo tale da avere a disposizione degli abbellimenti che posso utilizzare in velocità durante il mio mese quando vado a pianificare le mie giornate. Nell'altra taschina ho degli altri post-it notes, questa volta sono di colori un po' più decorativi, che io utilizzo sempre per progettare in anticipo nel mio inserto planner, che è quello che ho subito dopo. Anche qui nell'inserto planner all'interno ho messo questa carta velina con queste piante succulente. Come vedete qui mi piacciono molto le piante e ho deciso di nello specifico utilizzare questo tema per il mese di aprile perché andrò a partecipare a una challenge con DIY Fish, che molti di voi conosceranno per gli inserti che tra poco vi andrò a mostrare, e che quindi ci tenevo un pochettino anche a integrare questa challenge anche all'interno della decorazione del mio quaderno o del mio Travelers Notebook, come in questo caso. Per la challenge sono andata a scegliere un inserto di DIY Fish che io tengo richiuso con la mia paper clip, che ha la settimana su una pagina che si può aprire e poi ha un weekly chart e poi ha tutti i miei giornalieri.
come potete vedere qui. Siccome non amo scrivere sulla pagina ripiegata, quello che faccio è tenere le pagine piegate verso l'interno e tenerle appunto chiuse con una paper clip. In questo modo posso tranquillamente scrivere senza trovarmi in disagio. Ho questo quadernino per tutto il mese di aprile, dopodiché questo quadernino andrò a rimuoverlo e archiviarlo. Sul retro ho attaccato una cartolina del magazine Flow, che è un magazine mensile che è rivenduto sia in lingua inglese sia in lingua tedesca. Io sono in Germania, quindi da me è in lingua tedesca, che propone appunto dei piccoli ritagli che possono essere utilizzati nei propri progetti di scrapbooking o progetti casalinghi. In questo caso c'era appunto sempre questo cactus che ho pensato ci stesse molto bene con questo tema che ho deciso di utilizzare nella mia agenda e quindi sono andata a inserirlo. Poi ho un'altra di queste taschine che ho creato da me con all'interno degli altri ritagli di piante succulente e poi ho un folder, anche questo qui fatto sempre da me con della carta, del cartoncino un po' color rustico in cui ho attaccato dei post-it che andrò a utilizzare per delle note lampo e un porta a penne della Leuchtturm. E a questa porta a penne tengo attaccata la mia penna preferita del momento, che è in realtà un pennarellino della Faber-Castell che si chiama Pitt Artist Pen, spero che riusciate a vederlo, e è Indian Ink resistente all'acqua. In questo modo posso utilizzarlo non solo per scrivere i miei appuntamenti ma anche per fare i piccoli doodle che andrò a realizzare durante questa challenge e posso poi andare a colorare con i pastelli acquerellabili o con appunto gli acquerelli. Quindi se vi piacciono i doodle e gli acquarelli vi consiglio di seguirmi sui social, vi farò apparire qui il mio nome sui social perché andrò a condividere moltissimi lavori di questo tipo nel mese di aprile. All'interno del mio folder ho uno stencil della Obonichi Techo. Ve l'ho fatto vedere anche in altri video, il mio stencil preferito, lo porto sempre con me in tutte le agende. Dopodiché ho degli adesivi che ho creato da me assolutamente senza la silhouette e li ho creati anche qui con delle etichette su cui è possibile stampare che ho trovato nel negozio per ufficio vicino a casa mia. Dopodiché ho l'inserto che utilizzo per pianificare in futuro e ho praticamente tengo tutte le pagine clip together, insieme con questa Holly Clip. Anche questa qui è un acquisto davvero consigliato perché vediamo se riesco a farvi sentire il rumore in camera, magari no, però sono ecco adesso si è sentito dei magneti molto molto forti, anche se in questo caso per esempio è una dimensione mini, tiene insieme davvero tantissime pagine e sono davvero utilissime non solo nell'agenda ma anche in casa. Vi farò magari vedere degli esempi qui sul canale, anche qui siete interessati fatemelo sapere con un commento. E in questo inserto io praticamente ho la mia visuale annuale l'anno prossimo e l'anno dopo ancora con un quadrato in cui posso scrivermi a qualsiasi evento o progetto futuro. Dopodiché questo inserto può essere aperto e avete tutto l'anno davanti a voi e potete utilizzarlo per pianificare eventi futuri e progetti in maniera molto molto semplice. E questo qui è utilissimo soprattutto per feedback planning. Dopodiché sul retro di questo inserto avete uno schema in questo modo di tutti i 10 mesi che voi potete utilizzare per diversi scopi, tenere traccia di cose, eventi passati, eventi futuri, anche qui potete utilizzare per goal planning and project planning e time management, tutto insieme insomma. Questo qui è davvero un inserto che può essere utilizzato in svariati modi, anche questo qui è di DIY Fish e la dimensione che utilizzo nel mio Traveler's Note è la dimensione Field Notes, che è leggermente più grande della dimensione Passport, però nella mia copertina come vedete ci stanno abbastanza bene. Dopodiché sul retro ho attaccato una
taschina trasparente, sempre di quelle che si trovano nei negozi per ufficio, in cui tengo un sample di washi tape. Questo qui praticamente, per chi non lo sapesse, è del nastro di carta adesivo colorato che voi potete utilizzare nella vostra agenda non solo per decorare, ma in modo funzionale per esempio bloccare periodi di tempo. E tengo anche in questa taschina solitamente i foglietti che vari medici mi danno con le date e gli orari dei prossimi appuntamenti. Dopodiché ho altri, ne ho fatti veramente tantissimi, di queste piante succulente da utilizzare poi durante la challenge, e ho l'altra parte della mia dashboard in cui ho una carta di Project Light con una succulenta e ho degli altri sticker che mi sono stati mandati da una ragazza che conosco qui sulla Planner Community. Questo qui non ve l'ho fatto vedere, però in realtà praticamente nell'altra parte della taschina tengo una di queste taschine adesive in più nel caso volessi usarla, nel caso non mi servisse, e ho anche altri sticker che ho sempre creato da me semplicemente con queste etichette che si possono stampare in casa. Sul retro, come sapete, il Traveler's Notebook della Traveler Factory ha l'elastico in questa posizione. Il fatto di avere la dashboard praticamente con questa Project Life mi, tra l'altro, crea una superficie per scrivere che mi dà molto meno fastidio. E quindi ha, diciamo, anche un uso funzionale, non solo un uso di bellezza per tenere la mia carta di Project Life. E non ho al momento Charm attaccati al mio elastico perché appunto sto aspettando di ricevere la nuova cover e poi vedrò un pochettino come abbellire anche con gli Charm eccetera eccetera. Ho diverse idee, ma non so ancora quali idee applicare o meno, e soprattutto spero di avere un po' più di tempo per filmare, per magari portarvi con me in questo progetto creativo della creazione di Charm per il mio Traveler's Notebook. Ancora non so, spero di riuscire a farlo. Come vedete, il notebook di per sé non è troppo cicciotto, è una misura tranquilla che può stare in una borsa anche di piccole dimensioni, e questo è principalmente il motivo per cui mi sono trasferita in questo Traveler's Notebook. Spero come sempre che questo video sia stato utile, se vi è piaciuto il video ricordatevi di spolliciare, se volete farmi sapere cosa ne pensate o se avete qualche domanda a cui volete io risponda, fatemelo sapere qui sotto con un commento, e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!